Buonasera a tutti, sono appena salita a bordo, stiamo andando a New York, a grande richiesta, non vedo l'ora di farvi vedere la grande vela. Avete visto il mio video dell'altro giorno, siamo appena arrivati da Cancun e adesso andiamo a JFK. Controllate i miei equipaggiamenti di sicurezza, adesso vediamo un po' il catering che cosa offre oggi. Questa è l'opzione per quelli che sono seduti in first class. I miei cheese plate oppure un panino con il tacchino. E invece per l'economy diamo questi, che tra l'altro prima davamo durante l'imbarco, invece adesso la FAA ha cambiato la regulation, quindi li diamo in volo per forza e non si possono dare durante l'imbarco. Poi invece abbiamo i nostri guanti, mascherine extra, le salviette, i succhi, l'acqua. E di qua vedete che abbiamo sempre i sigilli e abbiamo le nostre solite bevande. Ghiaccio shot perché siamo a Miami, fa sempre caldo. Guardate come è sciolto, vuol dire che questo catering l'hanno fatto chissà quanto tempo fa. Sono nei miei galli che mi sono apparecchiata qua alla mia cena e non potete capire cosa mi è appena successo. Faccio questo lavoro da tanti anni e questa cosa non mi era ancora successa. Siccome sono la numero uno e lavoro qua in prima classe, in teoria dovevo avere 3 posti liberi e dopo il decollo mi sono accorta che invece di avere 3 posti liberi ne avevo 2. Quindi ho pensato, vabbè, potrebbe essere un errore di quello del gate, che già era un po' stordito, quindi ho detto poteva essere colpa sua, che magari ha fatto male i conti di qua e di là. Quindi ho chiesto di farmi vedere la carta di imbarco e questo non voleva neanche tirare fuori la carta di imbarco. Quando l'ha tirata fuori era una carta di imbarco dell'economy, non era della prima classe. Vabbè, poliziotta Francesca ha colpito ancora, quindi non venite a sedervi in business in first class se non avete la carta di parco giusta. Eccomi a New York, sono appena uscita dall'albergo, non so se riuscirò a stare fuori più di 5 minuti, fa un freddo, ma un freddo che non potete capire. Soprattutto per una che viene da Miami e ieri da Cancun. Perché come al solito io mi munisco di cartina da brava turista, anche se onestamente New York la conosco un po' come casa mia, però è sempre utile avere la cartina. Eccomi alla Grand Central Station, come vedete dietro di me questo orologio, simbolo di molti film e molti telefilm, sicuramente l'avete visto da qualche parte. Qua siamo alla stazione, come vedete è comunque abbastanza deserta rispetto al solito a causa del Covid. Ecco i soliti taxi gialli newyorkesi e guardate che c'è ancora la neve depositata a terra dalla settimana scorsa. È andata bene che non nevica. Ecco, mi è arrivata la Public Library. Questa è la famosa Fifth Avenue. New York è sempre magica, anche se la vedete un po' deserta, è comunque inimitabile. Volevo portarvi dentro la Public Library, ma purtroppo è chiusa. Qua siamo a Bryant Park, siamo dietro la Public Library. Ancora Natale qua, siamo a febbraio però vedo l'albero di Natale, non l'hanno ancora tirato giù. Ah, guardate un po' cosa ho trovato, si può andare coi pattini, mi sembra di stare al Polo Nord. New York è sempre magnifica, anche se è veramente deserta e mette molta tristezza vederla così.
New York bisogna sempre camminare col naso in su per non perdersi questi spettacoli. Vedete lì in fondo il teatro dove facevano il musical Chicago ed è chiuso. È veramente impressionante vedere New York così vuota. Eccomi arrivata al Radio City Music Hall. Purtroppo è chiusa a causa del Covid. Vedete qua all'angolo Magnolia Bakery. Questa bakery io la conosco dai secoli dei secoli perché non era nessuno questo posto dove prendere le cupcake. Ma è diventato famoso grazie al TV show Sex and the City, di cui io sono grandissima fan, dopo che è apparsa nella serie televisiva è diventata super famosa. Infatti questa non è la location originale, adesso hanno un sacco di negozi sparsi per tutta New York. Poi invece ci sono gli studi televisivi della NBC, che è la nostra TV nazionale gratuita qua negli Stati Uniti, e di solito si può fare anche il tour. Non credo sia aperto adesso per fare il tour a causa del Covid. Qua siamo a Rockefeller Center. Come vedete stanno ristrutturando, non so bene cosa stanno facendo, ma di solito qua si poteva pattinare su ghiaccio. Ecco St. Patrick's. E qua davanti alla cattedrale di St. Patrick c'è l'Atlas, famosissimo, che indossa la mascherina, quindi è pronto a combattere il Covid. Guardate dove vi porto, a vedere il ponte di Brooklyn. Ed eccomi sempre più surgelata. Qua siamo a Battery Park e potete vedere la Statua della Libertà in lontananza. Arrivata a Wall Street, qui c'è qualche turista che fa la foto con il toro, che è simbolo della borsa. Questa è Trinity Church e mi ricordo com'era piena di cimeli delle torri gemelle quando sono venuta a New York nel 2001, poco dopo l'attentato. Qui siamo vicino al World Trade Center. Eccomi arrivata in un posto molto emozionante, soprattutto per noi assistenti di volo. Questo è il memorial dell'11 settembre, quindi qua è dove sorgevano le torri gemelle. Thank you.
vedete tutti i morti dell'11 settembre, uno per uno intorno. Brava italiana, non potevo non fare un salto da Italy. Purtroppo questo non c'è a Miami, quindi ogni volta che vengo a New York o in altre città negli Stati Uniti dove c'è, faccio sempre un salto. Guardate cosa ho trovato, è il mio chinotto. Eccomi facendo il salto da Italy, ovviamente chinotto, e poi ho preso anche 4 pasticcini e ho speso $10. Sono qua all'Oculus e si è anche appena messo a piovere, quindi adesso è ora di tornare in albergo, dormire e domani mattina prestissimo tornare a Miami. Buongiorno a tutti, appena salita a bordo, questa è la faccia di chi si è svegliata alle 3:30 di mattina, sono super assonnata. Decolliamo alle 6 e il volo è circa di 3 ore, quindi dovrei essere a casa verso le 9:30 del mattino, quindi non vedo l'ora di andare a dormire. Questo è il mio galley, adesso mi appresto a vedere un po' se ho tutto quello che mi serve. Andiamo a fare un giretto dietro. Sono la numero 1, quindi lavorerò qua in prima classe. E questo qui è il Boeing 737 Max. I nostri piloti sono certificati su questo aereo, quindi questo tipo di aereo ha bisogno dei training particolari, quindi siamo super sicuri. Ecco qua uno dei motivi per cui non amo questo aereo, il bagno, guardate quanto è piccolo, minuscolo. Qua il galley dietro invece direi che non mi posso lamentare, è il galley davanti che invece è veramente scomodo, soprattutto sui voli dove si fa il servizio. Ecco perché non riesco a stare in piedi dritta, cioè per lavorare qua o un alto 1,20 m, oppure già se un alto più di 1,50 m picchia la testa. Sapete quante testate ho dato a sta scritta? Non ve lo dico neanche, c'ho i bernoccoli. Atterrata a Miami, stanca morta. È ora di andare a far la nanna, quindi vi ringrazio per aver volato con me anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete i miei video. Ciao a tutti!